una porta semplice, quella dell'ostello della Caritas di Roma, crocevia di vite disagiate, riparo per chi, al frenetico via vai dei viaggiatori della vicina stazione Termini, risponde con la solitudine della propria esistenza. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore. Mi prostrerò verso il tempio mio santo. Così Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Carità, la quarta dopo quella di Bangui, varco per la pace nella Repubblica Centrafricana, e quella in San Pietro e San Giovanni. Ad attenderlo all'interno oltre 200 ospiti, i volontari e gli operatori della Caritas diocesana guidata da Monsignore Enrico Feroci. Qui, dove ogni giorno la Chiesa di Roma spezza e condivide il pane degli uomini, offrendo un pasto caldo e un posto letto, il Vescovo Bergoglio è venuto a spezzare e condividere il pane di Dio. Nell'omelia della Messa il Papa ha evidenziato la semplicità e il nascondimento delle scelte del Signore, che preferisce i poveri Maria e Giuseppe capaci di arrendersi alla volontà del Padre, sfidando le chiacchiere e la calunnia. Se vuoi trovare Dio, ha sottolineato, cercalo dove Lui è nascosto, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, nei carcerati. L'entrata al cielo non si paga con i soldi, eh? Non dirà, tu sei molto importante, hai studiato tanto e hai avuto tante onorificenze, vieni al cielo. No. Le onorificenze non aprono la porta del cielo. La strada della salvezza, ha aggiunto Francesco, non è il lusso, il potere, né la presunzione o la vanità e l'orgoglio, è la strada dell'umiltà. E i più poveri, gli ammalati, i carcerati, ma Gesù dice di più, eh? I più peccatori, se si pentiscono, ci precederanno nel cielo, loro hanno la chiave. Quello che fa la carità è quello che si lascia abbracciare della misericordia del Signore. Aprire la Porta Santa significa chiedere due cose: allargare il cuore e, ha soggiunto il Papa, avvicinare coloro che sono scartati dalla società ma sono i preferiti di Dio. Questa porta, che è la porta della carità, la porta dove sono assistiti tanti scartati, ci faccia capire che anche sarebbe bello che ognuno di noi, ognuno dei romani, ognuno di tutti i romani, si sentisse scartato. E sentisse il bisogno dell'aiuto di Dio. Al termine della messa, Papa Francesco è stato circondato dall'affetto dei tanti che affollavano i locali della mensa San Giovanni Paolo II, da poco restaurata. Prima di andare via, ha voluto rinnovare i suoi auguri. In questo Natale io vorrei che il Signore nasca nel cuore di ognuno di noi, nascosto così, che nessuno se ne accorga, ma che il Signore ci sia. E vi auguro questa felicità della vicinanza del Signore. E pregate per me e io prego per voi.